sono uomini. I loro omicidi sono i più efferati. Spesso lasciano tracce per invitarci a catturarli. Anche se la storia è piena di omicidi seriali, è solo dagli anni 70 che viene coniato il termine serial killer. Proprio perché è a partire da quel decennio che si aprono i casi più sconvolgenti. Negli Stati Uniti tra il 1970 e gli anni 80. E anche se oggi esami come quello del DNA permettono di fermare la ferocia di questi individui già a partire dai primi omicidi, l'escalation di violenza non si è mai arrestata del tutto. Spesso sono persone insospettabili che agiscono in modo ripetitivo e periodico. Scelgono le loro vittime con cura perché tutto deve ripetersi perfettamente per sfamare un bisogno oscuro e senza fine. Il suo nome? Gianni Versace. Il 15 luglio 1997, davanti alla propria abitazione, viene avvicinato da Andrew Cunanan, che gli punta una pistola e fa fuoco. Muore così un grande protagonista del Made in Italy a Miami, una città nella quale lo stilista ama trascorrere il proprio tempo. Una città solare e meravigliosa, una capitale del divertimento che per un giorno si tingerà di nero. La notte del 23 luglio 1997, un custode chiama la polizia dopo aver sentito dei rumori sospetti provenire da una houseboat, una tipica residenza ormeggiata lungo le rive di una città portuale come Miami. La casa viene immediatamente circondata perché gli investigatori sospettano che lì dentro possa nascondersi un serial killer molto pericoloso. Dopo diverse ore, la polizia irrompe e trova un cadavere di un uomo riverso sul letto. Si è appena tolto la vita con una calibro 40. Si tratta di Andrew Cunanan, l'assassino di Gianni Versace.